Quindi vuoi diventare un trader, ma ti sei mai chiesto che tipo di trader vuoi diventare? Perché questa è una scelta che devi sicuramente fare prima o poi, e prima la fai meglio è. Ma come puoi capire che tipo di trader vuoi diventare? Soprattutto che tipo di trader puoi diventare, che tipo di trader esistono? È fondamentale questo perché gran parte delle scelte che farai, le strategie che sceglierai di attuare, di studiare, il percorso, le tecniche, gli approcci cambiano in base al tipo di trader che vuoi diventare. Quindi come al solito bisogna partire dalla fine, ovvero partire da che tipo di trader vuoi diventare, perché non c'è giusto o sbagliato, non c'è il trader che fa dei trading o il trader che fa invece analisi tecnica su time frame mensili, non c'è chi sbaglia e chi fa bene, semplicemente un discorso di che tipo di trader vuoi essere. Ti insegno, ti dico in questo video alcune delle scelte, delle domande che devi farti per capire che tipo di trader vuoi o potresti voler diventare. Un attimo solo. Quando ti avvicini al trading o magari quando fai trading da poco, perché non è solo una cosa di quando ci si avvicina al trading, ancora non si fa trading, e anche il primo anno, i primi 12 mesi, i primi 2 anni, perché quello è il momento ancora in cui si comincia a capire che cosa è il trading e che cosa vuol dire far trading. Bene, all'inizio non si è ancora ben chiaro in mente, non ci si è ancora posti la domanda effettivamente di che tipo di trader voglio diventare. Si dà per scontato che far trading è una cosa univoca, cioè imparare a fare trading, imparare a diventare un trader. Però le cose non stanno proprio così. Te ne accorgerai con il tempo, quindi questo video ha l'obiettivo di farti risparmiare questo tempo in cui prenderai coscienza delle cose che ti sto dicendo adesso. Le domande che devi cominciare a farti è, cominciando un po' dalla fine, cioè qual è la tua vita e cosa fai nella tua vita, che cosa per te deve rappresentare, dovrà rappresentare il trading, e partire da quello. Questa è la domanda a cui la cui risposta determinerà poi le scelte successive che farai. Per esempio, vuoi che il trading diventi il tuo lavoro? Quindi vuoi diventare un trader di professione e fare del trading il tuo mestiere? Il che vuol dire che ogni mese dovrai tirarci fuori uno stipendio. Bene, se la risposta a questa domanda è sì, allora dovrai necessariamente diventare un day trader, quindi un trader che fa trading tutti i giorni, perché diventa un lavoro, e come tutti i lavori vuol dire che tutti i giorni dovrai far trading e dovrai dedicargli parecchie ore al giorno, ti direi almeno 4, 5, 6 ore al giorno tutti i giorni. Io per esempio ho scelto di non fare del trading della mia professione perché non volevo un lavoro, non volevo un altro lavoro. Per me il trading era era la libertà finanziaria, libertà, non schiavitù. E proprio per questo ho deciso di farlo diventare un accessorio, un'entrata aggiuntiva alle altre cose che facevo. Ma questa è una domanda che devi farti te all'inizio. Quindi secondo me questa è la prima domanda: vuoi farlo diventare la tua professione o vuoi che sia un'entrata aggiuntiva a fine mese o a fine anno? Un'entrata aggiuntiva in più rispetto a quello che fai, e quindi al lavoro che fai o alle professioni che porti avanti. Capisci bene che prendere una strada o l'altra comporta scelte e tecniche anche diverse, perché se fai day trading userai delle strategie e dovrai imparare strategie e tecniche che ti permettono di fare day trading, che sono assolutamente diverse da chi come me per esempio fa trading per crearsi un'entrata aggiuntiva, perché magari fa tante altre cose durante la giornata. Io al trading gli voglio dedicare poco tempo, vuol dire 10-15 minuti al giorno, non di più. Capite bene che le tecniche che uso io sono completamente diverse dalle tecniche di chi fa scalping o di chi fa day trading. Quindi questa è la prima domanda che devi farti. Ti assicuro che il percorso è completamente diverso, le scelte, gli studi che farai, i libri che leggerai, i corsi che frequenterai saranno completamente diversi, o meglio, avranno approcci diversi, diciamolo così, perché poi la teoria alla base è la stessa, quello che cambia sono appunto tecniche, approcci e strategie. Poi un altro consiglio che ti do è: considera quelle che sono le tue caratteristiche personali. Sei una persona a cui piace stare tante ore davanti al monitor a guardare i grafici e magari
magari avere quelle sai, quell'immagine dei trader che hanno 10 mega schermi davanti e consultano i grafici con 2000 indicatori. Ecco, sei un tipo che di fronte ad uno scenario del genere si sente a suo agio, gli piace stare ore e ore davanti ai monitor, incollato sulla propria scrivania a guardare grafici? Questa situazione non ti genera stress, noia? Questa è un'altra domanda che devi farti. Per esempio, è una cosa che io odio stare ore e ore e ore seduto in un ufficio, inchiodato lì, a guardare i grafici. Non mi piace, non fa parte del mio carattere. È un'altra domanda che ti devi fare. La domanda successiva, legata a questa, è: dov'è che ti esprimi meglio? Questa purtroppo è una cosa che capirai bene sul campo, e ti spiego che cosa vuol dire questa domanda. Questa domanda vuol dire: sei una persona che riesce a gestire bene le posizioni che rimangono aperte parecchi giorni, quindi vuol dire aprire un'operazione oggi che magari rimarrà aperta a mercato una settimana, un mese, due mesi, tre mesi, e quindi riesci a gestire bene questa cosa, piuttosto che invece sei un trader, hai un carattere che gli serve più l'immediatezza e quindi le operazioni non dovrebbero durare, dovrebbero durare al massimo qualche giorno? Questa è un'altra cosa, ti assicuro, importantissima. Per me ha significato tanto, perché mi sono reso conto col tempo che non sono un trader a cui piace vedere le operazioni aperte per mesi e mesi. Per me al massimo un'operazione può rimanere aperta un mese e mezzo, ma tendenzialmente le strategie che utilizzo, che sono le stesse poi che insegno al mio corso online, The 10 Minute Trader Complete Course, sono strategie la cui operatività, le cui operazioni durano qualche giorno, al massimo qualche settimana. Fatemi aggiustare un po' la luce, che è uscito il sole e mi è uscito in faccia. Questa è un'altra domanda importantissima che ti devi assolutamente fare. E poi, infine, ma non ultima, è: qual è l'obiettivo di guadagno reale, ragazzi, reale, che hai intenzione di fare con il trading? Quindi qual è l'obiettivo economico? E attenzione a questa cosa: l'obiettivo economico deve essere legato al capitale. Quindi non puoi pensare di investire 100 euro e ricavarne 3000 al mese. Ragazzi, queste cose non esistono, non esistono. Probabilmente nella storia ci sono stati eccezioni, uno, due trader che sono partiti da un piccolissimo capitale e magari in 3, 4, 5 anni sono arrivati a capitali enormi, ma parliamo di dei Maradona del trading, capite? Di queste persone ne nascono uno ogni 10 anni. Quindi piedi per terra, siate realistici, in base al capitale che potete mettere per far trading, qual è l'obiettivo economico? Quindi darvi un obiettivo economico, anche in termini percentuali. Non so, il mio obiettivo economico potrebbe essere: il primo anno che faccio trading, per la prima volta, quindi potrebbero esserci quell'anno tanti errori, vorrei fare arrivare a... Si dice che il primo anno di trading, l'obiettivo, il traguardo a cui bisogna puntare, è non perdere soldi. Quindi se nei primi 12 mesi sei riuscito a non perdere soldi del tuo capitale, allora già hai raggiunto un ottimo obiettivo. Però immaginiamo che state al secondo anno. Bene, datevi un obiettivo economico: il 10%, il 20%, il 30%, e lavorate per quell'obiettivo. Bene ragazzi, spero con questo video di avervi, come al solito, un po' stimolato, stuzzicato e sensibilizzato su alcune questioni importanti. E ripeto, il messaggio qui è: sì, vuoi far trading, sì, vuoi diventare un trader, ma che tipo di trader vuoi diventare? Che tipo, qual è il tuo carattere, e in base al tuo carattere cercare di piegare il trading e le strategie in base a quello che sei te, dal punto di vista di persona, dal punto di vista di carattere, non il contrario, perché il contrario non funziona, e ve lo dico io, ma ve lo possono dire tantissimi altri trader. Io ci ho provato a fare scalping, ho provato a fare day trading, ho provato a vivere di trading, facendo trading tutto il giorno, tutti i giorni della mia vita, e poi mi sono accorto dopo qualche mese, meno di un anno, che non faceva per me, perché mi teneva incollato alla scrivania e io lì performo male, ottengo risultati che non mi piacciono, e non mi piace stare incollato, perché diventa, non è più la libertà finanziaria che volevo e avevo sognato, ma era diventata la schiavitù finanziaria. Allora, se mi serve una schiavitù finanziaria, continuo con il mio lavoro da dipendente che a fine mese mi porta i soldi. Capite bene? Questa è una scelta che ho dovuto fare dopo mesi, ho dovuto sbatterci la testa. Spero che con questo video non vi faccia perdere il tempo che ho perso io e vi faccia fare le domande subito all'inizio per prendere immediatamente la strada giusta.
Ragazzi, fatemi sapere, lasciatemi un commento e ditemi qual è invece stata la vostra esperienza, o qual è la vostra esperienza. Queste domande già ve le eravate fatte, ci avete già pensato, ve ne siete fatte altre, quali? Scrivetemelo, mettetemi un like se vi è piaciuto questo video e come al solito fate clic su subscribe in modo tale da essere notificati e avvisati ogni volta pubblicherò un nuovo video. Per ora grazie mille, buono studio, buon trading a tutti, ci vediamo prestissimo, ciao!